anno primo dell'era fascista. In piazza Belgioioso la milizia compie il suo primo solenne giuramento al duce. Dal 1923 ad oggi, ha detto Mussolini nel suo storico messaggio, la milizia in tante e tante battaglie ha dimostrato col sacrificio e col sangue il suo purissimo amore per l'Italia e l'assoluta dedizione al fascismo. E così ha tenuto fede alla consegna. Dalla Libia all'Etiopia, dall'Etiopia alla Spagna alla Russia, la milizia ha scritto dovunque pagine di olocausto e di eroismo. 8.200 caduti e 12.356 feriti, 19 decorazioni dell'Ordine Militare di Savoia, 75 medaglie d'oro, 1.497 medaglie d'argento, 3.112 di bronzo e 4.844 croci di guerra riassumono questa ventennale storia di valore e di sacrificio. Qualche episodio di guerra in Russia combattuto dalle eroiche camicie nere della Legione Tagliamento, alla quale è stata assegnata la medaglia d'oro. Ecco il lavaro dell'attagliamento sui campi di Russia durante un'austera cerimonia militare, nella quale gli è conferita la prima medaglia d'argento al valor militare. In una località dell'Italia centrale, il Duce, in occasione del ventennale, assiste ad esercitazioni di reparti di camicie nere. Il Duce passa in rassegna formazioni della milizia, battaglioni M, pre-legionari e reparti universitari. Le varie esercitazioni dei militi. Dopo le esercitazioni, dai battaglioni si alza un maschio e possente coro. Al comando rompete le righe, i legionari acclamano entusiasticamente al Duce.